Anche il sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio, firma la petizione che l'associazione MoBust ha presentato al Parlamento europeo per eliminare la discriminazione tariffaria dell'RC auto applicata dalle compagnie assicurative italiane. Io ritengo che il dovere dell'amministrazione sia quello di avvicinarsi ai problemi reali delle persone ed è utile che noi ci spingiamo sempre più in questi campi. Il caro assicurazioni è come l'IMU, è come il problema della TARSU, sono problemi imminenti e impellenti. Come al solito facciamo le battaglie da soli, il governo nazionale non si interessa di questi temi, e però è giusto che noi andiamo avanti, li affrontiamo perché noi dobbiamo essere dalla parte della gente. D'altra parte anche la presenza poi dell'onorevole Mazzoni, che sta affrontando questo tema a livello europeo, nobilita questa serata, che ritengo utile per testimoniare un'attività importante che stiamo mettendo in campo. Certo è che il governo nazionale, ripeto, è un po' sordo su questi temi. C'era un'iniziativa messa in campo per calmierare le tariffe, c'è stata una norma che in qualche modo ha bloccato questa iniziativa. L'impegno dell'onorevole Mazzoni e noi come enti locali è quello di far capire probabilmente a questi tecnici, che in verità troppo tecnici non sono, che non esiste un'Italia di serie A, un'Italia di serie B, non esistono solo i mega problemi, ma esistono i problemi delle famiglie. Ci sono moltissimi amici qua a Caserta che stanno vendendo auto, motorini e quant'altro, e che non riescono a pagare le assicurazioni. Credo che questa sia la base di partenza, considerato poi che c'è il governo nazionale, per cui c'è il presidente Napolitano, c'è il Papa, che stanno parlando di 2012, anno della solidarietà. Vorrei capire chi li sta ascoltando. Questo è un dubbio amletico, perché parlare di anno della solidarietà vuol dire lavorare per la solidarietà, e non si vedono segnali da parte del governo nazionale in tal senso. Ieri ho visto un Monti molto spocchioso, ha dedicato 4 ore a una conferenza stampa inutile sulle nomine RAI che non interessano a nessuno. Credo che questi siano i temi che vadano affrontati con impegno, con modestia, ma soprattutto nella consapevolezza che c'è tantissima gente in grande difficoltà in questi minuti. Le compagnie stanno sparendo dal territorio sempre di più, si moltiplicano i casi di revoche di agenzia, di chiusure di uffici, non abbiamo più punti dove assicurarci, anche con queste tariffe scandalose. L'ISVAP che cosa fa? L'ISVAP ci dà 45 giorni di tempo, 45 giorni di tempo per fare un reclamo. Il cittadino ha 45 giorni di tempo ed è una cosa vergognosa. Dopo questi 45 giorni di tempo, l'ISVAP adotta i mezzi della sanzione amministrativa. Non ci sta più bene. Noi non solo come cittadini chiediamo il commissariamento dell'ISVAP, ma chiediamo di attuare dei principi contenuti nella stessa direttiva CE, che il ministro Vassa non ha letto bene, che recita che lo Stato membro può addirittura revocare le compagnie se non adottano comportamenti giusti nei confronti dei consumatori. Noi cittadini che cosa stiamo facendo? Noi cittadini stiamo ancora lottando. MoBust, l'associazione MoBust continua a lottare. Grazie al nostro attivismo, all'attivismo di tantissima gente che ci segue, ormai l'ISVAP è bombardata dai nostri reclami, ma stiamo iniziando una nuova fase della nostra protesta, che dopo accennerà l'avvocato Bozzelli. E continueremo, chiederemo per l'appunto, stiamo chiedendo il commissariamento dell'ISVAP, e abbiamo una fonte di comunicazione diretta con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Catricalà, a cui abbiamo risposto sull'interpretazione stessa della direttiva del Ministero Passera, che poi dopo approfondirà Mario De Crescenzio. Per cui adesso, dopo 6 mesi da Bruxelles, la lotta continua, è più forte che mai. Io credo che in queste situazioni sia importante sicuramente il ruolo che svolge la commissione che io presiedo, perché è una commissione nella quale finalmente i cittadini possono quantomeno avere la possibilità di un confronto diretto, avere lo spazio di parola, esercitare quel diritto di democrazia e partecipazione che purtroppo da noi non è più consentito. Almeno si ha questa soddisfazione per poi poter valutare meglio i rimedi da adottare. Però
è evidente a tutti che, non essendo un organo esecutivo, non avendo il Parlamento europeo, in generale le istituzioni europee, una potere diretto nei confronti degli organismi nazionali, noi non potremo mai mettere la parola fine in maniera totale alle vicende che ci vengono poste. C'è sempre la necessità che dall'altra parte questi movimenti sensibilizzino il territorio. Quindi l'avere una presenza di una istituzione, di un primo cittadino in questa battaglia, credo che sia fondamentale per avere più forza a livello europeo e per avere poi una risposta più immediata anche sul piano nazionale, quando si dovrà operare sul piano nazionale.